Perché hai bisogno di creare degli obiettivi in terapia? Per un'infinità di motivi. Ne ho già parlato nel video come creare obiettivi smart in terapia breve, però volevo dare un'ulteriore linea guida più precisa. Questo perché l'obiettivo è una parte fondamentale del lavoro in psicoterapia e anche se tu non dovessi fare terapia breve, vuoi comunque che la terapia duri il meno possibile, no? Ecco, quindi un lavoro adeguato sugli obiettivi è fondamentale. Non mi dilungo sul perché tanto ne ho già parlato nell'altro video e passo subito al buon Steve DeShazer, che nel suo Putting Difference to Work dà 7 linee guida che ti consiglio di appuntare. Numero 1, l'obiettivo deve essere piccolo piuttosto che grande. Attenzione, sto usando piuttosto che nell'unica accezione in cui la lingua italiana lo ritiene corretto, cioè come significato di anziché, ok? No, perché a me questa cosa mi fa impazzire. Senti, per cena cosa vuoi? Ma non lo so, la carne piuttosto che l'insalata, è uguale. Che significa è uguale? Vuoi la carne oppure l'insalata? Ma non lo so, la carne piuttosto che l'insalata è uguale. Non è uguale, vuoi la carne anziché l'insalata o la carne oppure l'insalata? Non ci si capisce più niente. Anyway, DeShazer consiglia di fare degli obiettivi piccoli anziché grandi e i motivi sono tanti. Tanto per dirne uno, è più facile raggiungerli e quindi la persona in questo modo viene più facilmente incoraggiata nelle sue capacità. Inoltre non è raro che raggiunto un obiettivo piccolo sia più facile raggiungere poi un secondo piccolo, un terzo piccolo e così via, oppure addirittura che dando un obiettivo piccolo da raggiungere tra una seduta e l'altra, alla seduta successiva la persona torni con un obiettivo più grande. In ogni caso, il succo è questo: stay small. Numero 2, l'obiettivo deve essere importante per il cliente. Manco a dirlo, se come obiettivo ti dai quello di migliorare il rapporto con la madre, con il padre, con la sorella, oppure di aumentare l'autostima o di arrivare a capire quando arriva un attacco di panico, dovresti chiederti se è quello che il cliente ti sta chiedendo. Ricordo una persona che venne da me perché il partner l'aveva lasciata e voleva riconquistarla. Facendomi raccontare un po' la storia, mi sembrava molto improbabile che potesse esserci una porta aperta dall'altra parte. Però questo lo stavo pensando io. Se avessi perseguito questo obiettivo, se avessi detto no, non devi riconquistarla, devi fare quest'altra cosa, devi elaborare la perdita, o che so io, l'avrei perso. E poi, onestamente, che ne so io? Magari invece aveva ragione lui. Così cominciamo con un primo piccolo obiettivo di rimettersi in sesto, perché questa stessa persona aveva ammesso di essere stata lasciata proprio perché si era lasciata lei stessa andare. Alla fine della terapia non solo non si rimise con il partner, ma ritenne che era molto meglio così, andarsene per conto suo e farsi una nuova vita. Il punto però, attenzione, non è questo, non è il fatto che avessi ragione io nella mia ipotesi iniziale. Il punto è che avevamo perseguito il suo obiettivo e eravamo arrivati insieme alla fine della terapia. Numero 3, fatelo descrivere in termini specifici e comportamentali. Nel video sugli obiettivi smart avevo già parlato di questa cosa, quindi non ci ritorno qui. Semplicemente in sintesi diciamo che l'obiettivo deve essere realizzato e specificato in dei modi operativi, chiari, concreti, comportamentali, visibili da poter toccare con mano in un certo senso. Numero 4, deve essere raggiungibile all'interno di contesti pratici per la vita del cliente. Già il buon Sigmund Freud, in un'introduzione alla psicoanalisi che è da qualche parte laggiù, diceva che la persona dovrebbe essere sempre messa, il paziente, sempre messa nella condizione di affrontare i propri problemi nella propria vita quotidiana. L'obiettivo deve quindi rientrare il più possibile nelle dinamiche di vita quotidiana della persona. Poi è vero che Milton Erickson mandava le persone a scalare lo Snow Peak, a farsi questa grande non so cosa, però è vero il fatto che lui utilizzava un linguaggio, una comunicazione e un tipo di intervento molto simbolico e che poi noi non siamo Milton Erickson. Numero 5, il cliente deve percepire che c'è del lavoro da fare. Se è qualcosa di troppo semplice non va bene, se è un obiettivo che non conta davvero non va bene, se è un obiettivo che non vale veramente la pena di essere raggiunto non va bene.
Il cliente deve impegnarsi, deve sentire che ci sta mettendo del suo. Secondo me però questo vale più per certe persone che per altre. Poi bisogna definire bene che cosa significa per chi hai davanti, c'è del lavoro da fare. Fish e colleghi nel libro Le tattiche del cambiamento, che invece è lì su, già dicevano che devi adattarti alla persona. Se una persona è una di quelle che deve sentire che c'è del lavoro da fare, allora glielo dovrai far passare come qualcosa di molto difficile. Se invece ti trovi di fronte il flemmatico, per così dire, probabilmente dovrai farglielo passare come un'inezia, o dovrai costruirlo come un'inezia. Penultimo punto, non so penultimo come rappresentarlo nelle mani. L'obiettivo deve essere rappresentato come l'inizio di qualcosa e non la fine. L'idea di De Chaser è che così si inneschi un circolo virtuoso che invece finirebbe per venire interrotto nel momento in cui l'obiettivo coincidesse con il finire qualcosa. Infine crea un obiettivo di presenza, non di assenza. Questo fa leva sull'enfasi di De Chaser di basarsi più su comunicazioni di presenza che di assenza, su dire cosa fare piuttosto che cosa non fare, sul dire di raggiungere un obiettivo da cominciare, da iniziare, appunto da fare, piuttosto che sullo smettere di fare qualcosa, su il terminare qualcosa. Per esempio, piuttosto che dire al depresso smetti di stare tutto il giorno sul letto, gli puoi dire inizia a pensare la mattina per 5 minuti a cosa potresti fare durante il giorno. O anziché porsi l'obiettivo di smettere di mangiare schifezze, ti puoi porre l'obiettivo di mangiare cose più salutari. Ecco qui 7 idee per creare degli obiettivi semplici, chiari e di breve durata. Se te ne vengono in mente altri, mettili nei commenti su Facebook o entra nel gruppo Facebook Terapie Brevi, dove parliamo di argomenti come questi, e magari condividiamo un po' l'idea, mettiamo il fatto di condividere pratiche efficaci ed utili, qual è il nostro obiettivo?